Se ci sono domande, io Grazie. e Rodolfo vi rispondiamo con piacere. Volevo soltanto darvi un dato, la media delle persone che seguono giornate di Nadir, la media di età è 59 anni. Non sto parlando delle persone presenti, sto parlando di tutti quelli che nei mesi seguenti si vanno a spulciare i filmati, il che è quanto mai significativo che se toccano un argomento o degli argomenti della sessualità, è probabile che facciano uso di chemsex e quindi è uno dei temi centrali che noi dobbiamo affrontare nella maniera più assoluta. Poi sono delle osservazioni che faccio così, dove posso dire anche delle sciocchezze e vi prego di correggermi. Ho sentito dire più di una volta a causa della dipendenza da sesso. Per me non esiste la dipendenza da sesso, esiste la dipendenza. Cioè la dipendenza come concetto opposto alla libertà. Questo concetto, non credo di essere San Francesco, credo di raccontare un valore universale. E spiegare anche un meccanismo a valle, no? Quando io vengo troppo pressato, troppo spinto da una vita di tutti i giorni difficile, che può essere o con i genitori, ma non certo quelli di 59 anni, spero, oppure comunque nell'ambiente in cui vivono, anche un matrimonio, anche un fidanzamento può essere troppo pressante. Quindi il piacere sensuale che si va a ricercare attraverso quella tecnica, quell'uso programmato, non programmato, maluso, uso sbagliato, chiamatelo come volete, non è altro che andarsi a cercare quel momento di libertà. Secondo me, posso sbagliare, quel momento di libertà che nella vita dei 6 giorni, 6 giorni e mezzo non si riesce ad ottenere. Poi non ricordo chi ha voluto dare una data di inizio della registrazione del chemsex come 2014, mi pare tu, Filippo. Sì, sì. Esperienza proprio diretta, cioè proprio esperienza Ma sul campo. vorrei ricordarti che nel 2014 i russi hanno invaso la Crimea e in quell'occasione gli utilizzatori di droghe, per qualsiasi ragione, non potendo uscire da casa e facendosi raggiungere da dei pusher che erano sconosciuti, sono morti in 100.000. Quindi nel 2014 era già un qualche cosa che già pesava sulla società. Se pensiamo alla Crimea, probabilmente possiamo moltiplicare per 100 il resto dell'Europa. Per cento ognuno dei paesi del resto d'Europa. Sì, ho sentito dire che circolano più droghe nei gruppi di o di autoaiuto, insomma, di incontro per cercare di superare il problema, e questo mi fa molto pensare al fatto che ci sia molto più il senso della colpa che non della percezione del rischio, o della percezione del malessere di quei 6 giorni di cui Esatto. parlavo, e quindi tutta questa situazione vada probabilmente analizzata molto più dietro, molto più indietro nel tempo. Ho detto 3-4 cose, insomma, volevo che mi confortaste, Guarda, perché se vuoi io ti conforto subito perché stiamo parlando di un fenomeno pervasivo, intersezionale e trasversale. Quindi è qualcosa che noi possiamo osservare e conoscere, con un approccio che sia il più scientifico possibile, come ci ha insegnato sempre Giulio Maria Corbelli. però è Quello sociale. che dici tu, il fatto che questa ricerca di libertà, no, porta una riflessione su quello che succede nei 6 giorni prima. Okay? Io ho sempre sostenuto che il chemsex riguarda in particolare la nostra comunità LGBT, ma tutti e tutte, perché mette
al centro dell'attenzione la qualità delle nostre vite e del piacere sessuale. Un po' come l'HIV negli anni addietro ha messo al centro la questione del piacere sessuale e della qualità delle nostre vite. Quindi è una cioè una cosa molto correlata a quello che è successo intorno all'HIV, no? Sì, l'HIV, l'AIDS è una patologia, un'infezione, tuttavia intorno c'è poi tutto un contorno culturale, sociale, personale, no? Introspettivo, che non è molto diverso da quello che succede nel chemsex. Sarebbe anche interessante sentire l'opinione di chi approccia questa problematica un po' più in maniera non così professionale come Filippo, come Rodolfo. Per esempio c'è Valeria che vuole parlare. Ma io non è che approccio questa tematica perché devo dire non mi occupo in particolare di dipendenze, insomma io comunque mi conoscete credo quasi tutti, sono una persona che vive con HIV, attualmente faccio volontariato per il Roma Checkpoint di Plus e in anni molto 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 lontani, però ancora molto attuali nella mia mente, ho fatto anche uso di sostanze, quindi non ho fatto chemsex come ce l'ha descritto molto bene Rodolfo, però ho fatto chem, insomma, ecco. Quindi tutta una serie di meccanismi e vi ringrazio entrambi perché veramente avete fatto due interventi secondo me fantastici, ma in particolare mi ha colpito, poi con Filippo ne abbiamo parlato tante volte, insomma, di queste cose, però ecco, proprio no, il discorso dell'accoglienza che è senza condizioni e senza investimento, che è molto difficile in realtà, no? Perché soprattutto l'investimento, perché a me è capitato appunto negli anni addietro, no? Di incontrare operatori delle tossico, di quelle che allora si chiamavano tossicodipendenze, comunque appunto facevano su di me un investimento e che se io venivo meno, diciamo, a quell'investimento, era come se gli dessi quasi proprio, no, come se gli facessi un affronto personale, se la vivevano così, no? E poi in seguito anch'io, insomma, ho lavorato in comunità di recupero, si chiamavano all'epoca, e mi rendo conto che questo atteggiamento è un atteggiamento forse che viene naturale, perché dice io insomma ci ho messo tanto su quella persona, no? E quella persona comunque invece ha fallito. Ma anche lì, secondo me, veramente dobbiamo anche interrogarci, no? su queste parole, che adesso non è questo il momento e non è questa la situazione. Però è importante, io credo veramente, mettere in evidenza come ci ha Rodolfo magnificamente illustrato. Ci sono tante motivazioni per cui una persona fa uso di sostanze, in particolare utilizza il chemsex, però c'è anche un motivo e anche come c'erano tante motivazioni perché anche l'eroina negli anni 80-90 è stato un fenomeno veramente trasversale che ha invaso, come dire, tutte le condizioni sociali, culturali, eccetera, eccetera, no? Quindi sicuramente ci sono dei vuoti, sicuramente ci sono delle motivazioni psicologiche, sicuramente c'è far fronte a una serie di stress, di problematiche. Sì, c'è anche il fatto che le sostanze sono buone. È questo, no? Perché c'è anche questo, ed è la verità, no? Quindi io posso fare uso di sostanze perché, certo, sicuramente, insomma, no, mi danno magari più sicurezza, mi fanno affrontare delle cose senza sentire il peso, che ne so, però c'è anche il fatto che sono buone. E questo è un fatto. E allora io veramente, no, la domanda che faccio, perché un po' provocatoriamente, ma mi piacerebbe che qualcun di voi, a cominciare da Rodolfo e da Filippo, ma anche qualcun altro, mi desse una risposta sul perché in realtà, no, l'utilizzo di sostanze è stato criminalizzato, è stato, come dire, no, reso una cosa che non si deve fare, no? Perché partendo da, che ti posso dire, hashish, canne, che sicuramente no, perché non paragoniamo l'uso di, che ne so, dell'hashish all'uso della cocaina, hanno effetti completamente diversi e anche conseguenze nell'uso problematico completamente diverse, no? Però come mai l'uso di sostanze è nel tempo sempre stato additato e anche criminalizzato? Io vorrei una vostra opinione, non tanto storica, perché noi facciamo la storia delle sostanze da quando l'oppio lo usava, come si chiama, Sherlock Holmes, eccetera, eccetera, ma proprio a livello emotivo, psicologico, secondo voi perché? Parto subito dalla cosa che hai detto, no? L'oppio lo fumava Sherlock Holmes. Sherlock Holmes l'oppio se lo fumava nelle fumerie d'oppio. No, mi sa di no. Penso. Però c'erano le fumerie d'oppio prima del... Cioè,
Allora, io anche Freud. Anche Freud usava la cocaina. Freud si faceva di cocaina, la metteva sulle gengive, si è rovinato i denti così, però. Allora, il fatto che ci fossero delle fumerie d'oppio, no? Erano dei luoghi dove le persone potevano consumare l'oppio, ok? Quindi banalmente dei posti dove le persone lo potevano anche acquistare. Io sono anche convinto che criminalizzare, colpevolizzare l'utilizzo di sostanze, dietro ci sia anche un interesse, perché incentiva l'utilizzo e quindi il ricorso all'acquisto. E da chi compriamo le sostanze? Da un sistema criminale. Quindi c'è un interesse economico. Nello stesso tempo può essere collegato al fatto che, come diceva Valeria, è un'esperienza di piacere. E non sempre, non sempre alle persone viene riconosciuto il diritto al piacere. O meglio, il piacere è sempre qualcosa che viene dopo il dovere. Il motivo per cui quei 6 giorni prima di dovere gravano moltissimo sul ricorso all'utilizzo di qualcosa che ce lo fa aumentare questo piacere. Posso fare una battuta che non è una battuta, ma può sembrare una battuta. Ti ho detto, quando andate a queste situazioni, non portate il bancomat. Ma tu ti immagini che io mi trovo lì in mezzo, non c'ho il bancomat e non posso comprare niente e mi s'ammoscia? È vero. No, io invece per rispondere a Valeria dico solo un nome, Michel Foucault. Non so chi conosce Michel Foucault, un grandissimo sociologo storico, che ha studiato tutta una serie di fenomeni anche da un punto di vista storico, come abbiamo cambiato. Io lo trovo molto caro perché come psichiatra anche la follia ha avuto un'enorme evoluzione nel tempo, nel modo in cui l'abbiamo intesa. Il semplice tema del controllo sociale. Una persona che si occupa del proprio piacere è una persona che non è controllabile dal punto di vista sociale. Ma perché cacchio l'educazione sessuale deve deciderla allo Stato se farla o meno? Questo, ad esempio, è un altro dei temi, no? Collegati a oggi. Scusa, Rodolfo, non è lo Stato, è la Chiesa. No. Esatto, poi abbiamo questo problema noi in Italia, avendo lo Stato del Vaticano attaccato e inglobato. Questo è un grosso problema nostro. Però veramente nessuna legislazione poi si è pronunciata per ora in merito. Si fa l'educazione, adesso si parla di affettività, ma la sessualità no, non si sa se parla, boh, no. Perché comunque tratta il piacere. Chi si occupa del proprio piacere è una persona che non può essere facilmente controllata. E ricordatevi, io faccio lo psichiatra. Lo psichiatra, nell'immagine di tutti, è quella persona che firma un foglio e ti fa portare in psichiatria. Io faccio una fatica boia a far venire i pazienti in visita da me o a parlare di farmaco, perché c'è lo stigma. Perché ancora per anni, nonostante Basaglia, 78, 78, siamo nel 2024, ha deciso a un certo punto, grazie al cielo, che le persone non andavano semplicemente chiuse e controllate da un punto di vista sociale. Ma io ho tutor di 40 anni, io ho finito la specializzazione l'anno scorso, che hanno ancora l'immagine dello psichiatra come controllore sociale. Questo è il vero motivo per cui le sostanze nel tempo, ma non si sta parlando di 150 anni, si sta parlando del Novecento. Nel Novecento, col proibizionismo e poi dopo, nel dopoguerra, è diventato importante poter tenere sotto controllo le persone. Quindi automaticamente le sostanze dovevano essere tenute sotto controllo e poi giustamente c'è tutta la parte dell'interesse economico, come dice Filippo, che è un grosso problema. A comprova del fatto che il chemsex sia un'esperienza piacevole, assolutamente piacevole, c'è il fatto che questa pratica è molto diffuso nell'ambiente clericale, tornando al disco, quindi è molto diffuso, almeno queste sono informazioni che ci arrivano direttamente dai pusher. Allora, è venuto proprio il contesto e si lega alla domanda che volevo fare prima, poi il computer è andato in crash e quindi non ho potuto farla e mi scuso se ho fatto perdere il tempo, e che l'uso del chemsex ha anche degli aspetti, diciamo, che riguardano, non so come porla, ci sono delle conseguenze civili e penali, cioè come ridurre i rischi su questo fronte, perché poi se succedono i problemi, sono problemi grossi questi, e sicuramente la nostra, chi fa le indagini non sa nulla di chemsex, cioè mi ricordo quello che è uscito quest'estate di quel pubblico ministero riguardo a quel sacerdote che diceva che una persona sieropositiva era pericolosa socialmente, cioè questo è poi quello su cui si confronta, quindi un'ottima, non come è stato detto, non di riduzione del danno ma riduzione del rischio. Che cosa, come lo affrontate questa questione, perché è una questione che c'è. Oddio, posso intervenire, Filippo? Allora, è verissimo, noi siamo un peer educator e una persona comunque nell'ambito medico, quindi io mi occupo di salute. I problemi legali non mi competono e c'è, grazie al cielo, un codice penale che dice che se il paziente ha fatto un reato, che non è
automaticamente certificabile alle autorità giudiziarie in automatico, e questo succede in pochissimi casi, signori. Pedofilia, abusi sessuali su minorenne, abusi fisici su minorenne, lesioni personali gravi, quindi con prognosi maggiore a 40 giorni. Quindi il medico e lo psicologo e qualunque altra figura non è tenuta al referto all'autorità giudiziaria se mette nei rischi la persona. Quindi da quel punto di vista non c'è un problema. Secondo me dobbiamo anche formare gli avvocati, chi si occupa di legge. Abbiamo uno stuolo di avvocati in questo paese, siamo pieni. Sapete quanti sono formati su tematiche di salute? Pochissimi, pochissimi, se non sui danni ai professionisti per richiedere rimborsi. Quindi iniziamo a provare anche a entrare nelle università di legge, a mettere voglia agli studenti di occuparsi anche di queste cose, perché per ora il nostro codice penale dice che una persona che fa un reato sotto l'uso di sostanze è perseguibile, perché non esiste l'incapacità di intendere di volere totale, ma solo al massimo parziale. Questo è quello che dice il codice penale. E quindi non sei una persona che poi seguirà, diciamo, lo stuolo dei percorsi di cura, come succede ad esempio con un paziente schizofrenico che fa un reato sotto delle allucinazioni. Ma se io sotto allucinazioni da sostanze faccio un reato, sono comunque almeno parzialmente perseguibile. Sono colpevole, anche lo schizofrenico viene definito colpevole dal giudice, ma non è perseguibile dal punto di vista penale, mentre una persona sotto l'uso di sostanze sì, lo è. Siamo d'accordo su questa cosa? Boh, dobbiamo interrogarci. Sapete che anche la legge va avanti rispetto all'etica e al periodo storico. Dobbiamo fare in modo che ci siano più avvocati formati su tematiche di salute, dal mio punto di vista. No, ma il problema è anche che mi ponevo, e poi volevo sentire anche cosa diceva Filippo nei gruppi, se è un tema che... Cioè, io organizzo una sessione di questo tipo, compro la droga, insomma le sostanze, mi esprimo male, e poi le do. Sono accusabile di cessione di sostanze? Se la persona è adulta e consenziente, dal mio punto di vista, ha accolto la possibilità di fare uso se me l'ha richiesta, no? Tra queste persone c'era una persona incapace di intendere di volere in quel momento, allora sì, sono colpevole. Però io come posso saperlo? Filippo li chiama compagni di merende. A me piace questo termine, perché i compagni di merende mica prendiamo il primo che ci passa sotto casa. Cioè, alle persone che fanno il party bisognerebbe insegnare del magari forse conviene fare il party con persone che conosciamo, con persone affidabili. Qualcuno rimane sobrio, come vi dicevo, controlla la scena o fa meno uso e tiene d'occhio che non accadano cavolate. Un ambiente più open space sarebbe meglio. Poi, vabbè, parliamo della neurodivergenza con Filippo. Pensate alle persone autistiche che hanno bisogno di spazi propri. Lì è più difficile, certo. Però mettere su... Fate conto che io ho 30 anni, quindi lavoro tanto con ragazzi giovanissimi e sono parte della stessa comunità. Nella mia età vanno tantissimo i sex party. Uovo a Milano, questa azienda che produce sex toys, fa sex party ogni mese. Lì, in quel caso, ci sono degli operatori che sono anche pagati, stipendiati con i soldi guadagnati dal sex party, e tengono d'occhio le scene in modo che non avvengano episodi di abuso. Questo si può fare anche in un contesto del genere, dal mio punto di vista. Lo si fa nelle discoteche che vengono affittate per fare questo tipo di cose, figuratevi farlo in un party un pochino più ristretto e piccolo, secondo me è più che fattibile. Certo, come dice Filippo, bisogna, secondo me, anche essere molto consapevoli di tutto, perché altrimenti, se no, tutte queste prevenzioni non le possiamo mettere in atto. Sì. Comunque, scusa, a livello legale, Stefano, non c'è differenza fra vendere e cedere. Cioè, se tu me la offri, a livello legale sei passibile di reato come se me l'avessi venduta, Questa è una piccola parentesi. E questo, cioè, io ponevo il problema su come nella riduzione del rischio viene introdotto questa cioè, questa... A livello legale, se io dico, capito, me l'ha offerta Stefano o me l'ha venduta Rodolfo, è la stessa cosa, capito? C'è una differenza, la partita IVA. Allora intervengo. Allora, questo è un ambito, cioè è una questione che spesso dibattiamo, no? Allora, al di là di come la legge regola l'uso personale delle sostanze, ok? Siamo sempre in un contesto di sostanze illegali. Quindi dal momento in cui noi utilizziamo queste sostanze ci esponiamo a dei rischi. Quindi non si scappa. Quindi lì poi una persona valuta. Ecco perché magari organizzare una sessione con una persona o con delle persone che già si conosce è più sicuro. Oppure avere uno spacciatore di fiducia. Perché poi questi spacciatori
ti possono venire sotto casa, possono salire su casa, o tu puoi incontrarli a casa loro o sotto casa loro. Sono tutti contesti ad alto rischio e le persone che utilizzano chemsex ne sono consapevoli. Nello stesso tempo, dall'altra parte, c'è il fatto dell'esperienza piacevole che vivono. Inoltre, come spesso può capitare che i sanitari possano avere un approccio ideologico per quanto riguarda, che ne so, sottoscrivere una terapia per la sifilide, no? Nel senso, ah, ti sei preso la sifilide? Nella stessa maniera, che ne so, banalmente, dei poliziotti, dei carabinieri potrebbero avere un approccio un po' ideologico se si trovano in una situazione di utilizzo di sostanze, perché il trend è colpevolizzare chi usa le sostanze, quindi da qui non se ne scappa. Ci vorrebbero, ecco, più avvocati sensibilizzati su questi temi e che possano andare a cercare delle risposte dentro la nostra, il nostro sistema legislativo. Però di fatto oggi la persona che fa chemsex si espone a dei rischi. A me, per esempio, personalmente è capitato, ok, che sono stato coinvolto in una situazione perché c'erano di mezzo le sostanze. E comunque l'approccio spesso, anche da parte, che ne so, di un PM, è quello ideologico. Cioè non è un approccio pragmatico, no? Che ne so, scientifico a quello che sta succedendo. Di qui l'importanza di un lavoro come il vostro, scusa Filippo, il fatto di che ci sia un gruppo che, dove si discutono queste cose e le si affrontano, è veramente, dal mio punto di vista, vi faccio i complimenti per il lavoro che fate. No, è importante che, come per le persone con HIV, come nell'ambito dell'HIV, sono state fondamentali le persone che, grazie a un percorso personale che hanno fatto, sono diventate visibili, anche per quanto riguarda il chemsex e in generale l'utilizzo di sostanza, la visibilità delle persone che fanno questa esperienza, che mi sembra una cosa assurda. Io lo faccio perché ho fatto delle interviste che sono andate sul web. Ok, io questa cosa la faccio perché ci credo. Mi presento sempre come un utilizzatore di chemsex, al netto se è un'esperienza che sto facendo o non sto facendo. Io sono un utilizzatore di chemsex perché le persone che fanno chemsex, che vedono una persona visibile, si sentono meno sole, meno in colpa, più c'è un empowerment. Quindi solo così si può cambiare. E in questo noi, la nostra comunità, soprattutto LGBT, può fare la differenza rispetto a questo fenomeno e al fenomeno più generale dell'utilizzo di sostanze. Io sono un sostenitore della legalizzazione delle sostanze, perché in una visione utopistica mi piacerebbe avere degli shop dove io posso entrare, acquistare la sostanza, sicuro di quello che sto acquistando, con un bugiardino che mi dice cosa c'è dentro, gli effetti che mi fa, le modalità di utilizzo, e soprattutto questo crea anche una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi. Per cui per me, che sono una persona che sta utilizzando sostanze, è più facile chiedere aiuto quando non è troppo tardi. A me è capitato, io mi sono accorto di avere un problema di abuso col crack a gennaio del 2018, ho avuto coraggio di rivolgermi a una struttura e chiedere aiuto solo a maggio del 2019, ma già quando era troppo tardi. Avevo speso veramente troppi soldi, cioè la mia rete sociale era il chemsex. Non so come in quegli anni sono stato bravo io sicuramente, a comunque crearmi un percorso personalizzato, a impegnarmi a ritornare a fare militanza nell'ambito dell'HIV, perché io, è anche grazie all'esperienza di chemsex che ho scelto di essere visibile a 360 gradi come persona che vive con HIV, perché fino ad allora mi dicevo sempre, perché dirlo agli altri? Non è un problema. Cioè, mettevo in secondo piano il fatto che in realtà per me lo era un problema, perché io ho sempre pensato che l'HIV me lo ero cercato, perché facevo sesso senza profilattico. Posso intervenire? Certo, Sanna. Allora, il problema, che a me non sembra molto distante da quello che facevamo anni fa, come l'illusione del danno, e ora si chiama l'illusione dei rischi. L'Italia non avvalerà mai nulla in merito a tutto questo. E non se ne facciamo, lo sapete come oggi, la riduzione dei rischi a livello nazionale. No, la persona non è considerata in quanto
consumatrice, ma il percorso deve essere fatto attraverso un SERP, attraverso la comunità, tutto il resto a loro non interessa, ma questo è anni e anni che è così. Quindi il problema, secondo me, di chi usa, chi fa che il sesso, è la consapevolezza, no? Perché come tutte le droghe, non ce le chiamiamo, non è l'eroina, non è quella, ma c'è la varia modalità di consumare. Uso, consumo e abuso. Sono tre parti letteralmente differenti tra loro, eh? Perché finché io uso per una forma ricreativa, per provare un piacere e si ferma lì, questa roba qua sicuramente non avrà un passo nell'andare nel tempo, no? Chiaro, a me piacciono le robe legali, normalmente una di quelle che mi fanno approcciare meglio è che comunque qualcosa che non è a livello nazionale riconosciuto mi porta a scegliere le sostanze del mondo, no? Un po' proibito, via dicendo, no? Questa storia fa, quindi per quello volevo rispondere a Valeria, che secondo me non è cambiato nulla, no? Cambiano le forme, ma alla fine le forme di sostanze, chiaramente, no? C'è molto più sintetico come droghe rispetto a quello che parliamo negli anni 80, eh? Però il danno sicuramente è in un abuso. Un abuso di sostanze porta. Che cosa porta? Male che si usava allora più di oggi, a livello sociale, economico e via dicendo. Questo sono le robe. È un limite che quando viene superato, in qualche modo, non so come diventa poi recuperabile effettivamente, quando io supero il limite. Se posso aggiungere qualcosa, dunque noi associazioni che siamo in ICAR, c'è Arcobaleno, c'è Valeria ancora, altri che non sono presenti, siamo circa 13, e stiamo notando che la stampa continua a utilizzare una terminologia. Basta semplicemente andare purtroppo a Villa Maraini, dove usano viceversa delle metodologie, credo che siano propositive, almeno per la bassa soglia, però la parola che si usa là è tossicodipendente, che per me è una parola che mi fa veramente tremare solo a sentirla, e stanno a 2 chilometri da Filippo. Quindi è una cultura che bisogna cambiare, e questa cultura la dobbiamo cambiare noi. Infatti io in questo periodo sto proponendo una serie di incontri web che cominciano il 30 ottobre. Non so se Filippo tu hai ricevuto l'email. Faremo Nicoletta Policek viene oggi pomeriggio e faremo degli incontri proprio sul concetto di criminalizzazione. Da questo io vorrei andare a prenderne il succo, e cioè cominciare a cercare, a far passare, a far validare, prima da Simit, poi non so da chi, forse dall'Accademia della Crusca, non lo so, ma un linguaggio che in qualche modo riesca a cambiare la semantica di quello che è l'untore che viene ancora descritto, no? Il pericolosa, com'è socialmente pericoloso. Tutti questi concetti, validati evidentemente da una società scientifica, da una società del linguaggio, eccetera, eccetera, debbono cambiare. Ma spetta a noi farli cambiare, perché i medici non si preoccupano certo di farlo cambiare. I preti, meno ancora. I deputati li dobbiamo andare a fare scuola noi. Quindi è evidente che spetta a questo vuoto andare a prendersi quello spazio per poter creare un linguaggio al quale corrispondano dei concetti che sono diversi, e quindi piano piano, forse in 30 anni, cambiare una cultura. Guarda, Filippo, proprio porto un'esperienza. Molte delle persone che vengono al nostro incontro, sai perché ci vengono? Per capire se sono o non sono dei tossicodipendenti. Diciamo che quindi l'idea di creare una massa
una massa grassa, forte, che cambia il linguaggio in Italia, no? Come è successo in altre epoche della storia in cui si è passati all'italiano o al dialetto, prima al volgo e poi all'italiano. Insomma, noi queste cose qua spettano a noi, non spettano né alle autorità, alle autorità spetterà avallarle, ma una volta che c'è quella validazione da parte delle autorità scientifiche, del linguaggio e poi anche della psiche. Ma oramai si parla più di persone che consumano diverse sostanze, policonsumatori si usa già da anni ormai, no? Come termine. Perché le sostanze, come abbiamo visto anche in Kempfert, non è una sola sostanza, poi magari, come Filippo diceva, predilige una sostanza rispetto all'altra perché lo fa stare meglio, magari se la sensazione di euforia così elevata che lui non va benissimo, no? E magari ha bisogno di una sostanza che lo tenga un attimino. Però io quando sento i ragazzi quando mandano l'idrochina a Milano a fare il festo, sono tutti policonsumatori, vanno dal casa, passano la cocaina, passano, non c'è nessuna ormai in sostanza. Poi è chiaro che la tossicodipendenza, io posso diventare dipendente da qualsiasi sostanza. Il linguaggio poi, cambiando come? Beh, come ti dicevo io, facendo un grande progetto dove tutte le associazioni si mettono insieme, propongono una massa di concetti diversi, probabilmente passando per SIMIT, per SIMAST, per una serie di società che possono in qualche modo convalidare il concetto e abolire certi termini e quindi piano piano far passare anche, cioè, allora a questo punto tu puoi fare la denuncia al giornalista che ha scritto untore, altrimenti non hai nessuna base culturale per farlo né nessun avvocato che ti possa difendere al momento in cui vai a accusare, casomai vieni accusata tu di calunnia. Quindi è un discorso proattivo che dobbiamo fare in gruppo e dove ci sono delle persone che stanno qua davanti a noi, in questi francobolli, che possono essere molto utili per dare una mano a tutti noi a creare un progetto comune che veda veramente le 33 associazioni riconosciute dal CTS come gruppo di proposizione per il cambio del linguaggio e automaticamente di conseguenza della concettualità e della colpevolizzazione che passa alla magistratura poi. Quindi questo va fatto da noi. C'è Annalisa che vuole dire qualcosa, poi vi vorrei ricordare che alle 3 abbiamo Nicoletta, Giovanna e Guaraldi, che ci devono parlare, che vorremmo una mezz'ora forse per mangiare e per rifarci il trucco, no? Alle 14.30. Com'è? Alle 14.30. Sì, Nicoletta mi ha detto che deve scendere da un aereo, okay. E quindi più o meno. Ok. Ma brevissimamente volevo rimettere il riflettore un confine tra la cura e il controllo, che è un po' quello che si sta dicendo, che è evidentissimo in psichiatria e purtroppo nella mia esperienza, io sono in psichiatria oramai da 23 anni, terapia basaglia ci si è polarizzato molto verso la cura, ahimè negli ultimi anni si sta tornando al controllo e questo è utile, è un lavoro che va fatto in tutti gli ambiti, anche come dicevi tu, Filippo Pocanti, è un lavoro sul linguaggio, è chiaro che è un lavoro a circolo sul pensiero, per cui oggi pomeriggio sarà interessantissimo lavorare su questo. Tutto qua. Quindi su questo avremo comunque l'occasione per chi partecipa al webinar il 30 ottobre, dove c'è Nicoletta che farà una presentazione di tipo europeo perché è promossa dalle ATG
ma poi mi ha promesso che vuole fare una serie di incontri con noi, solo italiani, per poter cercare di individuare e di darci una mano. Dovremmo fare anche del fundraising, perché i nostri cervelli non è che sono, devono poi anche essere nutriti di quelle 1500 calorie, quindi dobbiamo fare qualcosa. E comunque niente, vorrei che Filippo e Rodolfo chiudessero questa bellissima giornata. Dio, che compito. No, volevo in realtà lasciarvi anche un altro consiglio su come cambiare il linguaggio. Io ho qualche anno in meno, è vero. Una cosa che ho capito è che le persone vanno prese nella culla, non vanno prese dopo. Quindi ho capito che il modo migliore per fare divulgazione su questi temi è farlo anche a popolazione generale, in maniera certo semplificata, e poi strutturare degli interventi più importanti per chi è più formato. Io sono su Instagram per questo motivo, mi occupo di divulgazione su questi temi, anche di salute mentale, perché manca, si sentono tante inesattezze, è giusto che piano piano, se è possibile, anche le associazioni, se ce la fate, a dotarvi di qualcuno propositivo nella fascia di età più giovane, che si impegna e fa divulgazione anche su questi canali, dando dei messaggi molto semplici, piccoli, di un minuto, è il modo, secondo me, molto più rapido per cambiare, perché se molte parole sono entrate nel nostro linguaggio oggigiorno, e anche modi di parlare, l'abbiamo fatto perché anche i social network, purtroppo, oggi, sono il maggior modo di comunicazione. È un canale che può piacere o meno, però purtroppo è il modo per cui noi possiamo andare avanti, ecco, purtroppo mi spiace dirlo. Quindi è un po' un consiglio di chiusura, cercate di uscire dai vostri ambienti anche quando fate divulgazione su questi temi. Io non mi occupo di sostanze, odio occuparmi di sostanze, se devo dirla tutta. Sono un professionista che si occupa di persone LGBT e poi mi sono trovato a occuparmi di questo tema. È bello uscire anche dall'ambiente di confidenza per riuscire ad avere sempre più reti, ecco. Scusate, ciao a tutti, buongiorno, non mi sono palesato prima, volevo, dato che avete detto delle cose interessantissime, secondo me, riallacciandomi a quello che diceva Filippo, e facendo anche, come dire, un tentativo un poco strano, però alla base della nuova nomenclatura di quella che dovrebbe essere la terminologia, la nuova terminologia, di cui secondo me c'è estremamente bisogno, includere il protagonista principale, semplicemente perché uno psicoterapeuta molto famoso che credo che conosciate, Cancrini, si chiama Cancrini, il professor Cancrini, parlava di identità. E quindi molto spesso nelle dipendenze patologiche, nello specifico, quella identità è l'unica identità possibile per la persona che sta vivendo una condizione di dipendenza patologica. Quindi estrapolare dall'esterno, anche solo con i termini, con i dialoghi, una persona dalla propria identità, almeno suppongo in termini storici, può essere anche un atto violento paradossalmente. Quindi se fosse la popolazione che vive il disagio relativo alla dipendenza patologica a poter, stiamo parlando di ideologia ovviamente, a poter identificare un proprio termine, una propria etichetta, se vogliamo utilizzare termini brutti, che la identifichi, quella sarebbe, credo, la rivoluzione principale, perché in quella etichetta potrebbero ritrovare, dato che ci credo molto, per quanto Cancrini sia abbastanza age come teorie, però ci credo molto che nella persona con dipendenza patologica ci sia bisogno di quell'identità, sarebbe fantastico che fossero loro a trovare una propria etichetta per definire la propria identità. Questo lo so che è molto difficile, però trovo paradossalmente pericoloso proporre una nuova nomenclatura, un nuovo linguaggio, di nuovo dall'esterno. Se riuscissero loro a definire una propria identità con termini annessi, sarebbe molto bello. È che però è una realtà molto eterogenea, non so come dire, no? Quindi, assolutamente. È anche una comunità molto eterogenea, quindi sì. È anche un po' più difficile, insomma, no, che questo possa avvenire. Però esiste, Valeria, perché in Italia c'è Itanpud, che è un network di persone che consumano, e per esempio
il riferimento che faceva Filippo di quando si parla delle persone che consumano sostanze chiamate tossici, tossicodipendenti, come comunque sta succedendo nel 2024, vanno in televisione, ci stanno articoli su questa roba qui, parlano in questo modo, le persone che consumano sostanze si danno dei nomi che sono accettabili, che sono degni, e per esempio si dice persone più weed, persone che fanno uso di droga per via iniettiva, che sarebbe quello che gli altri definiscono con quegli insulti, perché sono semplicemente insulti. Una persona è una persona e poi consuma per via iniettiva, consuma in modo controllato, consuma in modo problematico, però prima di tutto è una persona. Io lavoro nel sociale da sempre e proprio lavorando anche nei temi dell'HIV sento un grosso sforzo da parte di tutta la community di dare delle definizioni che poi i giornalisti non ne prendono atto, i medici, qualcuno ancora non si assetta, però comunque c'è un modo di parlare, cioè essere siero coinvolte o come vi pare è già una cosa che ci fa, che ci colloca, che ci posiziona. Io lavoro con le popolazioni migranti e nella letteratura scientifica ci sono tanti termini che descrivono essere vicini a queste persone, ma non c'è uno slang, un modo di parlare che fa capire a una persona nigeriana che io non sono razzista. Dobbiamo, alla faccia di tutti quelli che sbroccano quando vedono la SWA, quando sentono parlare di tutti, tutte e tutto, continuiamo a fare questa ricerca, perché comunque le realtà ci sono e perché parlare in modo diverso serve. Io vorrei che le persone capissero dove mi posiziono, è importante, questo volevo dire. Io avevo scritto una volta, avevamo scritto con David un articolo che riportava a sua volta una lettera che avevamo ricevuto da un americano, e questo americano diceva: io non sono sieropositivo, a me non mi definite sieropositivo, sono una persona. Che poi io abbia un virus, c'è quell'altro che c'ha l'influenza, c'è quell'altro che ce n'è un altro che non sa neanche di avere. Quindi insomma, dobbiamo un attimo ridimensionare anche in luce agli avanzamenti della scienza tutto quello che è il sistema, il linguaggio, concetti, e poi arrivare alla magistratura. Una volta che è validato, probabilmente lo stesso, io so che Antinori ha fatto quella famosa relazione per difendere il povero individuo di Pescara che era in terapia e la donna non si era convertì mai. Però lui dovette fare una relazione lunghissima per convincere il magistrato. Ecco, probabilmente tutto questo sistema di medievale probabilmente un giorno passerà. Spetta a noi. Allora, io siccome tra un po' vi devo lasciare, volevo dare la mia chiusura con una citazione di Rosenberg, che a me è molto caro. Le parole sono finestre oppure muri. Rosenberg parlava di comunicazione non violenta, quindi questa cosa del linguaggio è molto importante, e adesso si parla di inclusività. Vi porto la mia esperienza. Io sono una persona di 52 anni, mi sono sempre definito gay, oggi mi definisco non binario. Nella presentazione che ho fatto, cioè io la revisione finale la faccio sull'utilizzo delle desinenze, ok, per essere più inclusivo il più possibile. Mi dispiace oggi non essere riuscito a essere inclusivo anche nell'esposizione verbale, perché è una cosa che mi ritorna difficile, ok? Tuttavia il linguaggio è un esercizio, e con il linguaggio contemporaneamente cambiano anche le nostre mappe mentali. Quindi vi ringrazio di questa opportunità, in particolare te, Filippo, che quando mi hai detto mi facevi fare una sessione su Can Sex sono rimasto a bocca aperta, e ti ringrazio. Grazie infinite a tutti, a Rodolfo. Buon pranzo allora. Buon appetito. Ciao. Grazie. Buona giornata a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti, ciao.